Pizzo in emergenza, Busto Arsizio, tra infortunati e squalifiche mancano 7 giocatori, tra cui Gori Cutolo, Baldan Luciani, Serini inserito nella difesa a 3 da Di Donato con Ceccarelli e Borghini, Gioè unica punta alle sue spalle, Belloni e Caso, ci sono assenze anche nella Propatria, sono 5 tra cui il portiere Tornaghi, poi mancano anche Colai e Colombo. Dopo 4 minuti l'Arezzo con Corrado, parte il traversone, Belloni, il primo tiro addosso a Boffelli e poi arriva anche Lombardoni a chiudere tutto. Poi Bertoni, la palla a destra, attenzione al traversone di Cottarelli, verso Mastroianni, la palla sopra la traversa. Eccolo qua, Mastroianni. Poi palla che viene spostata verso Bertoni. Va la conclusione sotto porta, la deviazione di Galli, ma la posizione è quella irregolare che vediamo sul tiro di Bertoni, il sinistro sembra partire al di là. Galli sale Piu per l'Arezzo, Piu che prova ad andare, sguardo in mezzo, Gioè è un velo, arriva Caso, può controllare, Caso destro, la parata di Mangano che si salva, poi prova a insistere Caso ma senza successo. Bertoni ripiazza dentro, attenzione sotto porta, ancora l'inserimento da parte di Galli, poi raccoglie le noci, la ricaccia dentro, Ceccarelli libera. Propatria pericolosa in questa fase, prova molto a insistere la formazione di casa di Javorcic, il grande ex, qui la conclusione ancora di Galli che ha messo in difficoltà l'Arezzo, comunque Pissarro ha parato facile, poi ci prova Foglia, il tiro viene ribattuto, insiste l'Arezzo, Pio rimette in mezzo, Caso non trova la porta, occasionissima per l'Arezzo al 20°, Ceccarelli buona l'uscita, gran palla in verticale per Caso, segue Gioè, segue Belloni, Caso mette dentro e scivolata, il gol di Belloni che brucia Masetti e mette in rete al 28° minuto, quarto gol in campionato per Belloni. Rivediamo qui intanto la bellissima palla che ha dato Ceccarelli e poi Caso dentro, e qui è stato bravo Belloni a bruciare Masetti e l'Arezzo passa in vantaggio. Arezzo che non vince trasferta dal 4 maggio scorso, le noci, anticipa Serini dentro per la deviazione di Mastroianni ed è bravo Pissardo, attento. Poi Gioè parte, cerca qui una conclusione, non è un granché per Gioè, preferito a Mesina. Attenzione ancora al lancio, Serini che prova a contenere a destra, dentro la palla a cercare Mastroianni, azione che prosegue ma senza ancora successo. Bertoni, pallone dentro, raccoglie Masetti, conclusione, Pissardo blocca. Poi si fa vedere Gioldi, Gioldi in aria, Gioldi! Diagonale ancora Pissardo. Cerca sempre con questi cambi di fronte la Propatria. Qui ancora Pissardo che non ha problemi. Qui siamo nel secondo tempo, pallone profondissimo con Lombardoni che fa da sponda in mezzo Mastroianni. E c'è però il gioco fermo, gioco fermo. Poi c'è l'espulsione. Eh sì, l'espulsione qui di Carchedi, che è il preparatore atletico dell'Arezzo, espulso dall'arbitro Zamagni di Cesena. Carchedi che sembra incredulo. Tanto c'è la palla dentro di Spizzichino, è entrato nella ripresa a cercare le noci, che non inquadra la porta. Punizione per l'Arezzo, Belloni sinistro! Mangano respinge così. Piu prova ad andare, le finte, cerca il traversone, Piu, basso, deviazione di Gioè, non male il tempismo nel concludere. Nell'Arezzo è entrato Pandolfi, sarà l'unico cambio al posto di Caso, cross di Tassi a cercare proprio Pandolfi e poi Gioè che non ci arriva. Arezzo che prova qui, insiste in questa fase alla caccia del raddoppio, Belloni, gran corridoio per Corrado, mette dentro, vuoto Mangano e poi Pandolfi a terra. Qui Belloni e l'Arezzo chiedono il calcio di rigore che non viene concesso, qui attenzione, Ceccarelli è andato a vuoto, forse c'era un fallo, le noci! Palla fuori, questa è una grande occasione per la Propatria, per il pareggio. Brucia qui il tempo Belloni, cerca il tiro, il sinistro. Non è complicata la presa di Mangano. 90°, Arezzo in avanti, ancora con Pandolfi, uno degli arrivi di gennaio. Cerca qui il colpo da biliardo, deve toccare Mangano in calcio d'angolo. Non c'è più tempo, l'Arezzo trova la prima vittoria in trasferta, finalmente si sblocca fuori casa la squadra di Donato, questa immagine è emblematica, Arezzo che vince, che scala la classifica.